Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, come al solito io sono Lego e quest'oggi sono qua insieme a voi con Dark Souls 2 e tra l'altro inizia già benissimo, cioè già il nostro personaggio, neanche il gioco è iniziato, già lui è a terra, distrutto, con zero forze, praticamente cioè già questo ci fa capire che probabilmente non andremo molto avanti, ma soprattutto non andremo veramente molto avanti perché io ho iniziato il gioco e ho detto beh vediamo se riesco a morire nel minor tempo possibile, vi assicuro che in meno di un minuto io riuscirò già a morire, probabilmente nessuno di voi ce l'ha fatto. Ma io sono stato in grado di morire, sono stato in grado di suicidarmi in realtà, perché qui partono. Ok, dove devo andare? Vedo quel soldato, quell'anima persa, che va sulla destra. Dirò, allora là ci sarà sicuramente qualcosa di interessantissimo. Allora mi aggiro, mi incammino, ignaro del pericolo in queste frasche oscure. E superato a questa roccia noto qui davanti a me un fantastico dirupo. E dirò, boh, sicuramente non mi suicido, tanto non riuscirò a cadere solamente dopo 4 secondi dall'inizio di questo videogioco. Bene, preso un po' di coraggio e via, mi sono lanciato. Boom, sono morto. Sono morto dopo cacchio 40 secondi di gameplay, sono morto! Però devo dire di essere piuttosto soddisfatto perché questa mia morte mi ha portato a ottenere subito un trofeo della PlayStation, del PSN, vedete? Eccolo lì, subito! E quindi insomma ho detto, è stata una grande mossa. Ma comunque, non perdiamo tempo e addentriamoci in Dark Souls 2 vedendo subito la creazione del personaggio. Come vediamo possiamo andare a selezionare un po' la classe che più ci piace, dal clerico con le vesti super sgargianti a questo. Io stavo pensando di farmi soldato nudo, no? Senza armi, senza nulla. Andavo in giro a prendere a cazzotti la gente. Poi mi sono detto, vabbè, facciamo lo spadaccino con due spade. Gli mancava la terza, così facevo Zoro. Però, Dark Souls 2, bene, io avevo giochicchiato al primo del tipo che, cioè, l'avevo solo provato. Non è che l'avevo comprato, niente. L'ho solo provato e, boh, ci avevo giocato una cosa come 10 minuti. E ho detto, dai, proviamo Dark Souls 2. Adesso questa è la versione PlayStation 3, poi c'è anche per Xbox 360 e poi uscirà invece per PC come successe per Dark Souls 1 un po' più in là, fortunatamente solo dopo un mese, dovrebbe uscire ad aprile su PC, quindi insomma non dovremmo aspettare tanto quanto come per Dark Souls 1. Comunque, in questa fase iniziale del gioco ci troviamo sempre nelle situazioni un po' noiose dove ci sono questi tutorial che sono stampati su queste rocce e affrontiamo questi mostri. Devo dire, avevo un po' di timore nell'affrontarli, nonostante fossero delle pippe tremende, perché conoscendo Dark Souls 2, o meglio Dark Souls, è un gioco molto difficile, io dicevo, non sarà facile. Anche questa scala, no? Volevo solo scenderla, perché io volevo scendere la scala e volevo calarmi giù dalla scala e c'è scritto calcia la scala. Perché devo prendere a calcio una scala? Perché, cavoli, poi me la ribalta, io come cavolo faccio scendere e poi alla fine forse era solo per controllare che fosse ben ancorata, che ne so. Vabbè, detto questo, parliamo un attimo dell'aspetto tecnico. Devo dire che rimane piuttosto, insomma, io spero che dall'1 al 2 non è che avessi guardato molti video, ci fosse stato un miglioramento più importante, così non è, diciamo che, ok, magari siamo ancora un po' limitati con le console, così, però diciamo che è guardabile, ma ancora un po', insomma, decisamente migliorabile. Ecco, sicuramente questo panorama potrebbe farvi ingannare, ma vi assicuro che tecnicamente si può fare molto molto meglio. Come i menu, oddio ragazzi, i menu, ma quanto sono brutti, cioè, ma dai Topo Gigio l'incarico di farmi i menu, li fa veramente meglio, perché sono veramente, cioè, stavo parlando con un amico e lui mi stava dicendo che erano quasi peggio di quelli di Resident Evil 4, cacchio se c'ha ragione, veramente sono quasi peggio di quelli cioè, magari questo è lo stile che ha Dark Souls 2, eccetera, eccetera. Però, insomma, si sarebbe potuto far meglio. Comunque, qui ci troviamo subito davanti al primo boss. E stavo, come avete visto, pensando di prenderlo a cazzotti. Poi io ho detto, no, magari no. E consapevole che probabilmente non l'avrei mai superato, ho detto, vabbè, ma sì, dai, sarà divertente morire nel video, in questo video dove vi mostrerò Dark Souls 2. E sulla strada, sulla via che vi porterà verso i boss, i nemici, troverete queste pozze di sangue dove vedrete i fallimenti di altri eroi, chiamiamoli, che si sono incamminati sulla via. E anche dei messaggi scritti a terra che magari vi danno alcuni consigli su come fronteggiarli. Qua per esempio vi viene scritto di evitarlo e potete votare se è stato un commento utile oppure no. Io non curante del pericolo ho detto no, lo affronterò. E guardate questo è stato un genio, guardate. Ok, capriola, oddio, morto. Quello, ragazzi, ci vuole tutto il rispetto. Voglio sapere chi diavolo è stato, ma tutto il mio rispetto. Comunque, trovatomi davanti a questa massa in forme di carne e di muscoli, ho detto, ah sì, dai, tanto con queste due spadine probabilmente non gli faccio nulla. Perché come io combatto con uno strozzo cadente, lui combatte con una alabarda di 18 metri che solamente guardando mi scioglie in due. Però io ci ho provato e questo comunque è carino. Ecco, il gioco, come vi ho detto, è un gioco difficile. Chi ha chi...
è piaciuto Dark Souls 1, sicuramente piacerà il 2. Chi non ha giocato all'1 e non è, magari non gli interessa, sicuramente non glielo consiglio assolutamente. Però rimane Dark Souls, una nuova storia, una nuova avventura, nuovi nemici potentissimi da affrontare. Io non so, ecco, è un gioco un po' possiamo quasi dire di nicchia, perché ecco, adesso siamo abituati a giochi sempre molto immediati, giochi solamente multiplayer. Questo è un gioco single player che ci mette a dura prova, e anche questo boss di per sé non è così difficile. Il problema è che con quegli stuzzicadenti che io non penso che l'avrei mai ucciso, quindi ho deciso alla fine di farmi uccidere, non è che io sia scarso. Bene, detto questo ragazzi, insomma, questo era un video così per mostrarvi anche Dark Souls 2 che è uscito da poco. Spero vi sia piaciuto sia il gioco che magari questo video, con non solo una morte ma due, sono riuscito a mettervene due in soli 5 minuti di video. Sono fortissimo, o meglio sono scarsissimo. Dai ragazzi, se il video vi fosse piaciuto vi invito a lasciare un pollicino in su, se non vi fosse piaciuto ditemi il perché, la prossima volta peggiorerò ancora. Bene, penso che sia davvero tutto, quindi noi ci sentiamo prossimamente con altri video su questo canale. Per non perdervi, come al solito, vi invito ad iscrivervi. Ciao a tutti!